Sono Italo Massari, ho 25 anni e sto studiando fotografia a Bari all'Accademia Spazio-Tempo. In questi giorni sto seguendo Fabrizio Albertini come aiuto fotografo. Insieme ad altri colleghi si occupa di andare sul campo e fotografare e recensire dei beni culturali, dei monumenti per conto del Ministero dei Beni Culturali, appunto. Io sto facendo da aiutante a Fabrizio, così da agevolargli il lavoro. In più, colgo l'occasione per vedere lui come si muove, come lavora, posso fargli anche delle domande. È uno scambio equivalente, cioè io aiuto lui nel suo lavoro e lui fa imparare anche me. Un progetto del genere sul campo, all'aperto, fuori da uno studio, richiede tanto impegno, tanto lavoro, tanto movimento e soprattutto capacità di adattarsi alle situazioni, al clima, agli eventi imprevisti che possono capitare, perché c'è sempre quel margine di casualità che ci può cogliere. Lavorare sul campo è altamente formativo perché ti fa imparare rapidamente, ti mette in mezzo a mille situazioni che a scuola puoi non saper riprodurre o non immaginare che si possano verificare, e quindi è la situazione migliore per imparare.